rosso, azzurro, blu. Qui, qui e ancora qui. E se poi dentro il cofano c'è lui, lo Straight Six, il 6 in linea, ciao, è un brivido. M240i, la porta d'ingresso al mondo M. Al giusto 4 metri e mezzo, cofano lungo, due porte, sportività cucita addosso. Cinque centimetri di passo in più rispetto a prima, carreggiate più larghe sia davanti che dietro, camber più esasperato, cioè le ruote sono più aperte, più angolate, ha un'impronta a terra tutta diversa questa nuova serie 2 e pesa 28 kg in meno. Muso incazzato, cerchi da 19, spalle ben messe e coda con degli occhi strani. Guardatela dal vivo però, potreste cambiare idea. E guardate che attacco strano degli specchi, sembra mancare un braccio, è fatto per il CX che è molto basso, 0,26. Portanza aerodinamica diminuita del 50%. Rigidità torsionale della scocca invece aumentata del 12%. Bell'oggetto questa coupé, che c'è anche diesel e sempre benzina con due cilindri in meno. Ecco, allora vale la pena fare il punto sul concetto M. Se rosso, azzurro, blu sono pennellatine estetiche, allora un allestimento, M Sport. Se la M invece è dentro la sigla, come in questo caso, ci sono tecnica e cavalli in più e si chiama M Performance. Se la M è seguita da un numero invece, M2, M3, M4 e via dicendo, ecco, allora quella è la vera M, un concetto nato 50 anni fa, la sportività BMW. Questo è un oggetto che vi fa sentire realmente nel mondo M, perché è un 3000 da 374 cavalli e 500 Nm. Eppure è un violino nel traffico di tutti i giorni e non dà troppo dell'occhio. È importante anche questo. Sì, ci vogliono sempre 60.350 euro per averla. Però qui di sostanza ce n'è, il discorso è quello. Perché tanto M? Perché c'è lui messo così, longitudinale, nato per stare qui, dando la trazione al posteriore. E in questo caso perché X-Drive anche all'anteriore. Sì, è integrale, ma non abbiatene a male perché è ripartita sbilanciata al posteriore, quindi stesso piacere di guida, con lo sterzo libero e la tendenza al traverso. Con in più tanta mobilità, immaginatevi per esempio di usarla in montagna, magari su strade innevate. Sulla nostra bilancia non è leggerissima, 1809 kg, con una ripartizione del 53% davanti e 47% dietro. Dentro è BMW, materiali pregiati, cura costruttiva, volante ciccione, quel profumo buono di pelle. Seduta bassa, sedili ben profilati, tasti fisici ancora presenti, il classico che ti conforta. Qui non sei nel futuro come per esempio la X o la i4 che hanno quel mega display unico ricurvo, molto digitale alla nuova era. No, qui sei nelle forme che conosci da sempre. Consapevoli che è una due porte, quindi dietro si possono sedere solo due persone che si devono sacrificare, però hanno le loro bocchette del clima. Solito tunnellone, solito manopolone, luci e ambiente molto d'effetto. Le conosciute modalità di guida, ma la cosa bella qui è che mettendo in sport viene declinata in standard, plus e individual, e avendo le sospensioni adattive si possono regolare anche quelle. Praticamente ti cuci addosso la macchina come vuoi. Se vi piace guidare, di base sappiate che con sport, oltre al rumore, aumenta il carico volante, l'assetto si irrigidisce e aumenta la risposta del gas, così come la logica di cambiata, uno ZF8 rapporti molto molto efficace, puntuale. E poi mettendo il drive in manual si gioca coi paddle e il godimento aumenta. Ecco, parliamo di guida, perché se c'è di mezzo una M vale la pena parlare di quello. Bella, bella e ancora bella. Sterzo consistente, direzionalità immediata, bel contatto col suolo e poco rollio. Senti la strada, taratura rigida, tipico da BMW, ma non proibitiva. Curvare uguale godere con lei. Con sta corona cicciona tra le mani che ti ritrovi continuamente a pastrugnare.
differenziale autobloccante a controllo elettronico. Ma attenzione, portata in pista guidata al limite al suo caratterino. Il nostro Davide Fugazza dice infatti che è molto ben gestibile il sovrasterzo di potenza, ma poi sovrasterza anche il rilascio e lì è più ostico. Devi andarle dietro lesto col volante, rapido a controsterzare per bilanciare. Insomma, se spinta al limite richiede mani esperte, bisogna darle del lei, va guidata coi guantini. E poi sul veloce ha un filo di galleggiamento anteriore, aspetto che era emerso anche con la vecchia M2. Ah, per farvi capire com'è messa lei rispetto alla vecchia M2, sul nostro giro, che è di 1,19, prende solo un secondo. Tanta roba. Capitolo motore, perché qui tutto ruota attorno a lui. Bello, bello e ancora bello. Dolce sotto, vellutato a salire, muscoloso. Non senti il turbo tanto gentile, però spinge. E poi che sibilo, unico. Lo faceva l'aspirato, lo fa tuttora. Un marchio di fabbrica, rara bellezza di cui sentiremo veramente la mancanza. 248 km orari, velocità massima 0-100 in 4,1. Unico appunto, in alto non è un portento, ma o si ha la botte piena o la moglie ubriaca. Io qua ho tutte e due. Bella frenata come feeling e come spazi d'arresto, sotto i 40 metri per fermarsi da 100 km orari. Del cambio abbiamo detto, una garanzia. E tutto questo? Proibitivo parlando di consumi? Niente affatto, 11,5 di media. Hai tra le mani un'auto sportiva che consuma come un'auto da famiglia o quasi. Ah, famiglia, mi dimenticavo di un aspetto molto importante per lei, il bagagliaio. E oggi ci può essere una famiglia composta solo da due elementi. Beh, 363 litri veri, misurati, possono bastare. È lei l'anticamera per poi passare a una GT vera? Secondo me sì. Lunga vita allo Stray Six. Finché c'è, godiamocelo.